Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un altro fan game, sempre riguardante la creepypasta Sonic EXE, e questa volta si chiama Sonic EXE The Untold Origins. Diciamo sarebbero le origini mai dette, le origini mai rivelate. Quindi dal nome, diciamo, mi sembrava allettante. Noto prima di iniziare col gioco, che presumo fosse questo. Ci sono, vedo, delle note. C'è un'immagine. Vabbè, vediamo le note magari. Allora, qui c'è una nota. C'è un blocco note, leggiamo. Ok, bello grande. Vediamo. Allora, sta scritto in inglese. Allora, sta scritto: non posso più farcela. Spero che tu lo farai per me. Tu sei l'unica persona che mi è venuta in mente. Ah, qua dice, spero che tu abbia successo, io non posso farcela. Lui è dopo di me. Io so che lui lo è. E se tu non distruggi questo CT, lui verrà dopo di te. Lui è troppo veloce per me. Beh, si presume chi possa essere, però. Per favore, distruggi questo Forsaken, non lo so. Ah, questo Forsaken disco maledetto, prima che lui lo faccia per te. È troppo tardi per me. Distruggi questo resto. Se tu lo distruggi, lui si fermerà. Oppure lui apparterà. E tu apparterai a lui. Oh mio Dio, raga. Mi sto un po' spaventando. Ah, comunque, prima di partire, voglio dire che questi giochi, questi fan game, sono. Cioè, in questi fan game ci sono contenuti un po' sensibili. Quindi, se siete soggetti. Nuovamente sensibili, vi sconsiglio di vedere questi video. Però vabbè, andiamo avanti. Non lasciare che lui vinca. Non lasciare che lui giochi su di te. Lui è quello che vuole. Solamente distruggilo, per favore. Fallo ora. Ok. Se tu giocherai, non ritirarti indietro. Non provare a eliminarlo o provare a resistere dal giocare. Non provare a distruggerlo. Tu proverai e sopravviverai quanto vuoi, ma lui, Retaliate, non lo so, vabbè, credo lui ti ucciderà. Io ho provato sofferenza grande per lui. Ho provato a distruggere il CD, ho provato da me stesso a distruggere il CD. Ma lui ha avuto un'influenza su di me. Mi dispiace. Dovrei aver valutato la nostra amicizia molto più. Io spero solo che tu ti sentirai al sicuro. Possa Dio, guardare su di te, cari. Ok, ragazzi, allora da qui si presume già cosa possa essere. C'è un'altra nota. Allora, attenzione, questo gioco ha l'abilità di sapere il tuo nome. Il mio nome, allora. Non ho dato nessun nome al computer, quindi non lo so di che nome si riferisce. No, e cambiare oddio, il tuo sfondo. Se tu non vuoi che cosa succeda, solamente cancellare il gioco. È semplice. No, raga, ma guardate che bello sfondo, perché io lo devo eliminare? Comunque questa è una foto che ho scattato io sopra la morte, quindi guardate che bello. Dai, perché mi devi cambiare sfondo? Non ho capito. Vabbè, suggerisco di giocare su Windows 10, vabbè, già sto su Windows 10, bla bla bla. Ok. Ho capito, ora ho capito. Quindi presumo che questa fosse l'immagine che dovevo cambiare. Vabbè, mamma, non perdiamo altro tempo. E andiamo subito a giocare. No gunshots, but they get in. Ok ragazzi, l'ho aperto, però questa volta diciamo lo metto sotto forma di schermo perché mi dice che questo gioco ha il potere, vabbè, di cambiare sfondo, quindi diciamo vediamo un po' cosa succede. Che poi questa immagine di sfondo è bella, perché la devi cambiare? Io pure non ho capito. Sei cattivo. Ok.
Ok, questa è la tipica song di Sonic 1, cioè song, il tipico menu, no? Ok, però quel frame non promette nulla di buono. Vabbè. Ah, vedo che si può giocare anche con Tails, Amy, Knuckles, Eggman. Ah, quindi ci sono più capitoli. Ah, ok. Beh, allora, raga, se vi piace questo gioco, faremo anche gli altri capitoli, no? Però io direi di iniziare proprio con Sonic, ovviamente. Se no, che origini sono senza di lui? Cioè, senza di lui manco esisterebbe questa creepypasta, vabbè. Ok. Where am I? Is Dove this green sono? hill? Questo è Greenhill. Well, I guess I better explore a bit. Ok. Ah, però ci sono le voci, eh. Lo apprezzo molto. Mi piace, mi piace. Vabbè, ha detto che lo deve esplorare un po'. Bla bla bla. Quindi partiamo con l'esplorazione di Greenhill Zoo. Aspetta, lì ci sono le monete. Lo so, ragazzi. Chi è che non sa che qui c'è il coso? Cioè, il primo livello, dai, lo sanno quasi tutti. Qua c'è il coso, sì. Ok. Ah, quindi questo è il tipico livello di Sonic 1. Quindi. Da qualche capito. Però una cosa sto notando. Non ci sono i nemici, cioè. I robot. Qui non cadono, comunque. Vabbè, ma qualche bug ci può stare, dai. Ero curioso di vedere se si attiva il bonus. Vabbè, lì poi. Qui c'è un altro. Ok. Ok. Che devo fare? No, non mi dici che devo premere, raga. Ah, fatemi tornare indietro. No, raga, voglio tornare indietro. Vabbè, mi sa che devo farlo. Poi perché c'è il rettangolo bianco sopra? Vabbè. Questo non promette già nulla di buono, però. Ah, ok. Beh. Io me ne volevo scappare, però. Non avevo altra scelta. Ok, si vede un Sonic EXE molto scuro, però non si vede molto bene. Cos'è stato? Non lo so che è stato. Non so, il gioco mi faceva schiacciare la TV. Però, diciamo. Non promette nulla di buono. No. La musica è cambiata. E si chiama Hill Zoo, non si chiama più Green Hill Zoo. Quindi non è più verde, vabbè, ovviamente, cioè. Cielo è scuro, i colori sono sbiaditi. E poi il volto di Sonic, diciamo, un po'. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. No, no. No. Non è nulla di promettente, raga. Ah, musica cambiata comunque. Aia, aia, aia. Combinato un casino. Che poi, raga, non riesco più, nemmeno più a saltare. No. Sto premendo il tasto di salto, però. No, non mi fa saltare. Diciamo, ci sono i presupposti per un jumpscare, però. Proposito di jumpscare, scrivete, no scrivete, vi lascio il link in descrizione al canale Telegram perché metterò un sondaggio e voi mi direte se volete avvertimenti su jumpscare oppure no. Il canale in descrizione, oppure ve lo dico, è MCS Channel. Che giustamente c'è chi vuole essere avvertito e c'è chi no. Quindi fatemi sapere voi, no? Ok, siamo arrivati. Si è interrotto tutto, camminata e musica anche. Vediamo chi avanti, chi sta. Anche se già so, infatti, chi poteva esserci. Ovviamente un altro Sonic. Beh, io scapperei comunque. Io me ne andrei, eh. What the? Who are you? Chi sei? Eccolo chi è. Ma che domande fai, scusa? Tu puoi chiamarmi Exte. Vabbè. Nel breve momento che ti rimane.
Raga, ma cos'è una citazione a Sonic Ok. Forces? Quello che dice Infinite. Bella, mi piace, mi piace. Tu hai colpito il mio monitor. Ora pagherai con... Cosa? Ah. È bella! Cioè, la voce intende, è bella. Benvenuto nel mio mondo. Bella, cioè mi piace molto che hanno inserito le voci. Mi piace molto. Veramente fatto bene, pensavo di peggio invece. Ah, bella questa zona, prova a scappare zona 3. Oh, raga, non posso saltare. Non posso fare niente. Vabbè, se non fermarmi, però. Quindi posso andare solo avanti per il momento. Oh, raga, non mi mettete sfide difficili. Che questo è il mio secondo gioco, non ho ancora praticità con questi giochi. Oh, raga, raga, raga. Raga. Ma non posso saltare, cos'è che devo fare? Vado solo... Oh, oddio! Madò, raga! Come? Non lo so, manco io. Madò. Non è stato difficile, però devo andare solo avanti. Però, diciamo, mi avete messo quella musica del droning, insomma. Mio gioco, atto sì. E non c'è niente qui, bello. Dove devo camminare? Vado avanti sempre. Oh! Che cavolo! Andiamo sempre avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Che devo fare, raga? Comunque sembra la scrap... Oddio! Sto dicendo, sembra la scrap zone. Quella di dietro. Raga, cosa devo fare? No, ma così mi... No! Mi ha preso. Ah, forse devo continuare a saltare. Però, raga, sono curioso di sapere se muoio cosa succede. Vediamo un po'. Vediamo, muoio. Game over. Sembra una canzoncina felice. Non sembra una canzone triste, però, ok. Ah, ok, mi fa ripartire. Ok, mi fa ripartire. Niente. Ritorniamo a, diciamo, a giocare veramente. Ok, oh, vado sempre dritto e devo saltare, presumo. Perché se cammino solamente mi prende. E sono morto. Sì, devo saltare, ok. Almeno questa cosa l'ho capita, dai. Dai. Oh! Come ha fatto a prendermi? Non andrai così facilmente, Hedgehog. Cosa devo fare? Ah, devo premere spazio, raga. No, bellissima sta sfida. Ah, il mio braccio, raga. La mia mano. La mia mano sta a farsi benedire in questo momento. No, raga, ma non ho mai premuto così assai. Manco in Minecraft col mouse premevo così. Dopo voglio reso conto del click per secondo. Per minuto, cioè. No, click per secondo. Oh, ce l'ho fatta. Ah, si è scappato così facilmente. Credo che non lo posso catturare ancora. Prima che guadagnerò più anime. E so già da chi partire. Con risata malefica. Ok. Oh. No, raga, mi ha cambiato lo sfondo. It's time ready for round one. Mario. Oh, aspetta, prima di tutto. Figata che mi ha cambiato lo sfondo. Mi aveva avvisato, però, bellissimo. I am God, end of round zero. Bellissimo. E secondo, mi avvisava che il gioco sapeva il mio nome. Ma prima di tutto, il mio nome non è Marin, è Marino. Che alcuni già lo sapranno, no? E quindi, prima di tutto, hai sbagliato il mio nome, eh? Ti sei mangiato una O, però, dai. Comunque, raga, è stato bellissimo questo gioco, no? Complimenti ai creatori. Veramente complimenti, complimenti. E presumo che l'immagine fosse questa, no? Ah, ok. Quindi ho fatto bene a non vederlo. No, bellissimo, questo gioco mi è piaciuto molto.
Non so, fatemi sapere voi nei commenti, se volete su Telegram nei commenti, se volete anche gli altri capitoli, Tails, Amy, Knuckles e Eggman. Fatemi sapere anche sul canale Telegram se volete sempre quei due sondaggi che vi ho detto. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Salve a tutti ragazzi!